Al Gran Premio del Belgio c'è una lotta tremenda a 5 per il primo posto, ma un grave incidente funesterà la gara belga. Al Gran Premio di Francia la Ferrari è assente a causa di uno sciopero in Italia, con le scuderie inglesi che si giocano la vittoria. Chi la spunterà? Un cordiale saluto e bentornati su Formula One Story. Let's go! Formula One Story è anche in podcast. Lo trovi su Spreaker, Spotify, Amazon Music, Google Podcast e tutte le altre piattaforme. La terza gara stagionale del 1962 si disputa sulle stradine di Spa-Francorchamps per il Gran Premio del Belgio. Come era di consuetudine nei primi decenni della Formula 1, erano gli organizzatori a decidere gli invitati alla gara. E in questo caso ai primi 16 piloti furono offerti posti automatici sulla griglia di partenza. Solitamente si dava questa opportunità alle scuderie e ai piloti più blasonati, mentre il resto degli iscritti potevano partecipare ma dovevano aggiudicarsi uno degli ultimi 4 posti disponibili per la gara. La Ferrari porta qui 4 vetture per Philil, Rodriguez, Baghetti e Mayres, mentre la Lotus ufficiale porta qui una vettura aggiornata, ma in un solo esemplare, e verrà affidata a Jim Clark. Al venerdì, durante le prime prove, è subito Graham Hill il più veloce di tutti, ma proprio alla fine della sessione viene battuto dalla Lotus di Taylor, mentre Jim Clark non è riuscito a fare neanche un giro per problemi al suo motore Climax. Sabato però Graham Hill si rimette dietro tutti e strappa la prima pole position della sua carriera, facendo alla fine un tempo quasi di 2 secondi più veloce del tempo del secondo classificato, Bruce McLaren, sulla Cooper. Terzo alla fine è Taylor, quarto Philil con la prima delle Ferrari, poi Ireland, Mayres e Rodriguez. Ancora grossi problemi per Clark, la sua macchina non ne voleva sapere di andare e così il pilota scozzese è stato mandato in pista dalla Lotus con la vettura di Taylor per riuscire a strappare un tempo utile per qualificarsi alla gara. Riesce però a strappare solamente la 12ª posizione. Per domenica, giorno della gara, i meccanici della Lotus riescono a sostituire interamente il motore della Lotus di Clark, riuscendo quindi a piazzarlo in griglia con la sua vettura. Alla partenza della gara lo scozzese parte subito al razzo e prima dello Rouge scavalca Max, Ginter, Rodriguez e Philil. Davanti invece Bruce McLaren ha bruciato Graham Hill, anche se l'inglese si è ripreso ben presto la prima posizione, già al primo giro alla curva Malmedy. Clark attacca Mayres alla Source prima della fine del primo giro, scavalcandolo e portandosi già al quarto posto alle spalle di Graham Hill, McLaren e Taylor. Da questo punto si instaura una grande battaglia a 5 per la prima posizione, con Taylor che nel corso del giro 2 si porta davanti a tutti, mentre al giro 3 è Mayres a balzare al comando, davanti ad un pubblico di casa in festa. Per i giri successivi sono Taylor e Mayres a scambiarsi ripetutamente la prima posizione, mentre dietro Hill e McLaren lottavano per la terza, con Clark che invece rimane guardingo in quinta piazza. Al nono giro però Clark rompe gli indugi e in una sola tornata si sbarazza di tutti e quattro e si porta in testa. Clark adesso impone un ritmo forsennato con giri addirittura più veloci di quello della pole di Hill e si stacca leggermente dal gruppo guidato dal compagno di squadra Taylor. A circa metà gara la BRM di Graham Hill comincia a perdere colpi, anche se riesce comunque a rimanere in lotta con Taylor, Mayres e McLaren davanti a lui. Al giro 20 Clark ha 10 secondi di vantaggio su Taylor, che è ancora in lotta con Mayres, mentre dietro Hill si riprende il quarto posto a causa del ritiro di McLaren per problemi alla pressione dell'olio. Al giro 26 Taylor e Mayres nell'ennesimo duello vengono a contatto alla curva Blanchimont. Le due vetture escono rovinosamente di pista. Quella di Taylor va a sbattere contro un palo del telegrafo abbattendolo, mentre quella di Mayres colpisce il bordo di un fosso e prende istantaneamente fuoco. Entrambi i piloti sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo durante la carambola, ma miracolosamente ne uscirono quasi illesi. Jim Clark vince così il suo primo Gran Premio in Formula 1, con Graham Hill che ottiene un insperato secondo posto visti i problemi della sua vettura. Terzo, in sordina, arriva Philil, che batte in volata il compagno di squadra Ricardo Rodriguez, che diventa il più giovane pilota a punti della storia della Formula 1, record battuto solo 30 anni dopo da Jenson Button.
La quarta gara dell'anno si disputa a quasi un mese di distanza ed è sulle stradine di Rouen per il Gran Premio di Francia. L'Italia è colpita da degli scioperi generali. Philil si presenta sul circuito di Rouen, ma senza squadra al seguito. Pertanto la Ferrari non parteciperà alla gara. La Lotus, dopo che Taylor aveva distrutto il suo modello 24, riesce a portare una vettura aggiornata alla 25 anche per il suo secondo pilota. Nelle prove si assiste a una straordinaria sequenza di giri di Jimmy Clark, che migliora costantemente e alla fine si aggiudica la pole position con il tempo di 2 minuti 14 e 8, che è un tempo di circa 7 secondi più veloce del record di Fangio di 5 anni prima. Lo scozzese volante condividerà la prima fila con Graham Hill, che alla fine si ferma a soli 2 decimi di distacco, con la Cooper di Bruce McLaren che completa la prima fila. Quarto è McLaren con la sua scuderia privata, davanti alla Lola di John Surtees e alla Porsche di Dan Gurney. Domenica, giorno della gara, pochi istanti prima che la bandiera dello starter venisse sventolata, Richie Ginter ha iniziato a sbracciarsi perché aveva un problema della sua vettura, ma nonostante questo la partenza non verrà ritardata. Fortunatamente il rettilineo di partenza appositamente costruito era molto ampio, quindi le 6 vetture dietro a Ginter sono state in grado di passare senza alcun problema. Davanti invece il suo compagno di squadra Graham Hill fa una grande partenza e brucia il rivale Clark, poi McLaren e un ottimo Surtees con la Lola. Addirittura Surtees durante il primo giro si sbarazza anche di McLaren e si porta in terza posizione. Ma non finisce qui. Il pilota inglese sembra indemoniato e prima della fine del giro si porta addirittura alle spalle di Graham Hill in seconda posizione. Si formano quindi 3 coppie. Hill, Surtees e Clark McLaren, leggermente staccati. Poi Brabham e Gurney in lotta per il quinto posto. Al giro 10 la Cooper dell'australiano va in testa coda nel tentativo di superare Clark, mentre dietro nello stesso momento Brabham si deve ritirare per un guasto alla sospensione. Clark adesso è da solo a cercare di ricongiungersi ai primi 2, mentre Gurney è salito in quarta piazza. Al giro 14 Surtees deve rientrare ai box per problemi alla sua vettura e perde diversi giri, lasciando quindi Graham Hill da solo in testa alla gara, che continua ad allontanarsi dal Clark al ritmo di un secondo al giro più veloce. Al giro 30 Hill però si imbatte nel doppiato Jackie Lewis e, complice un'incomprensione tra i due, c'è un incidente. Lewis è fuori dalla gara col radiatore rotto, mentre Hill riesce a ripartire quando però Clark lo ha già passato. Graham Hill però non demorde e si rimette a caccia di Clark. L'inseguimento dura però solo 3 giri, poiché Clark si deve ritirare per un guasto alla sospensione, restituendo quindi la testa della gara ad Hill. Sembra fatta per Graham, che inizia a rallentare il ritmo per risparmiare la sua vettura, ma al giro 42 la sua BRM si ferma lungo la pista con un guasto all'iniettore. Dan Gurney con la Porsche passa a condurre la gara e non la mollerà fino alla bandiera a scacchi. L'americano vince la sua prima gara in Formula 1, regalando alla Porsche l'unico successo della sua storia come costruttore. Il sudafricano Tony Max con la Lotus conquista il secondo posto ed il primo podio in carriera, mentre terzo è Richie Ginter con la seconda BRM. È un campionato imprevedibile, con ben 3 piloti nelle prime 4 gare che hanno vinto il loro primo Gran Premio in carriera. La classifica del mondiale è ancora corta, con tanti piloti che possono ancora sperare, anche se sembra che Jim Clark e Graham Hill, al netto dei problemi tecnici, saranno i veri protagonisti del mondiale. Ma sarà davvero così? Lo scopriremo insieme nel prossimo video.